La gente all'inizio non rispondeva, con i tanti eventi che ci siamo inventati, diciamo, con la collaborazione delle altre associazioni siamo riusciti a far vivere questo spazio, abbiamo fatto il carnevale ultimamente dando in dono i costumi di carnevale a tutti i bambini, abbiamo riempito la sala con gli spettacoli vari, di vario tipo, anche con la lettura. Leggendo Crescerai ogni venerdì pomeriggio è frequentatissimo dai bambini dai 3 ai 6 anni, che leggono insieme alle mamme e ad operatori qualificati, e così come il mercoledì mattina si incontrano per un caffè in biblioteca le mamme di Forcella per socializzare, per fare cultura. È un percorso lento ma che sta dando i suoi frutti. Nel 13° anniversario della morte di Annalisa Durante, nella biblioteca a lei intitolata all'interno dello spazio comunale di Piazza Forcella, oggi è stata inaugurata la mostra permanente Neapolis Time, zona NTL, Napoli Turismo e Legalità, realizzata dall'Associazione Durante in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, sotto la direzione artistica del fotografo Pino Miraglia. L'obiettivo è quello di rendere la biblioteca e Piazza Forcella sempre più un luogo della memoria e dell'impegno culturale per Napoli e per la legalità, in cui svolgere attività di promozione ed animazione culturale, scambi ed incontri, visite scolastiche e turistiche, con il supporto delle testimonianze documentali e fotografiche sulla storia della società partenopea. Qui si sta facendo da tempo un grandissimo lavoro per ricostituire un senso di comunità intorno a valori positivi, un elemento concreto di solidarietà, di rapporto, di relazione, di diffusione della cultura, d'incontro, un gran lavoro soprattutto sui più piccoli, sui bambini, sull'infanzia, tra qui e la ludoteca. Veramente credo che meriterebbe tutto ciò di avere un ampio racconto e un grande interesse per far capire appunto che a Napoli c'è tanta bellezza umana anche là dove non te l'aspetti. E in questa lotta tra degrado e bellezza io credo che la bellezza e anche la bellezza di questo posto avrà la meglio sulla violenza, sulla sopraffazione e sulla camorra.